viaggio lungo le strade del Madagascar offre uno scenario spettacolare. Sembra di fare un salto all'indietro nel tempo. La RN7 collega la capitale malgascia alla città di Toliara, nel sud del paese. È lunga diverse centinaia di chilometri. Nei dintorni di Antsirabe, la regione è abbastanza montuosa, la strada segue il percorso naturale di un fiume. Il paesaggio lungo la strada è dotato di uno straordinario fascino primordiale. Un'arte, una sapienza antica ha modellato questa terra, con risaie a terrazzo, muri a secco, fossati scavati nel terreno rosso e con piccoli orticelli che si trovano intorno alle anse del fiume. Le anse del fiume, dalle acque color della terra, attorniate da risaie a gradoni, sono piene di vita. Bambini che giocano, giovani che lavorano, zebù al pascolo. Questo ambiente trasmette serenità, un senso di vita vera, essenziale, primordiale. Ai bordi della strada si vende di tutto, ortaggi, frutta, verdura, foraggio per gli animali pressato in questi sacchi lungo il bordo della strada. Thank you.
La costruzione delle tipiche case a due piani avviene per mezzo di mattoni fabbricati qui in loco. Dopo una prima asciugatura al sole, i mattoni vengono cotti, per cui devono essere impilati in maniera tale da poter accendere il fuoco al di sotto di essi. La valle, oltre che dal fiume, è solcata dall'unica ferrovia del paese, sulla quale il treno transita un paio di volte alla settimana. Lungo la strada si alternano venditori di numerosi oggetti artigianali. In questa zona sono presenti in particolare venditori di giocattoli di legno, rappresentati da camion e tir in miniatura. Questa invece è la zona in cui prevalgono gli strumenti musicali, in particolare cordofoni e membranofoni. Oh.
Il tratto di strada in cui ci troviamo in questo momento collega Ambato Lampi alla capitale del paese. Questa dista da qui 70-80 km e arriveremo lì fra un paio di ore. La strada attraversa centri minori che traboccano di vita, come si può vedere da queste immagini. Queste fragole sono circa 2 kg e costano 2.000 ariari, che corrispondono a circa 40 centesimi di euro. Invece si vende mais e frutta tropicale come queste papaie che costano circa 50 centesimi di euro. Questa è una fabbrica dove si producono delle piccole cucine a legna. Funzionano accendendo il fuoco all'interno di esse con della legna o con del carbone e vi si pone al di sopra la pentola. L'ultima fase del processo consiste in una sorta di smaltatura, dopodiché sono pronte per la commercializzazione. По дороге домой, быстро ноги, быстро ноги, кон.